Salve a tutti, sono Raffaele Amitrano del ristorante Mamma di Capri. Con me oggi c'è Giuseppe, mio collaboratore. Prepariamo una ricetta con questo prodotto esclusivo Magno, che sono delle alici del Cantabrico in olio extravergine di oliva, edizione limitata. Andiamo a fare questa ricetta con peperoni ricotta al limone. Iniziamo frullando il peperone rosso, giusto con un po' di sale e un po' di acqua minerale. Filtriamo. Ecco qua, lasciamo scendere bene tutto. Portiamo sul fuoco alla temperatura di 60 gradi. A questo punto qua incorporiamo gelatina vegetale in polvere. Mischiamo bene. Andiamo a mettere i nostri stampini. Facciamo raffreddare in abbattitore in positivo o in frigorifero. Adesso andiamo a spadellare il peperone giallo con olio extravergine e uno spicchio d'aglio semplicemente a profumare, senza farlo rotolare. Di sale. Nel frattempo, quando l'olio è a temperatura, friggiamo anche il friggitello, il peperoncino verde. Allora, andiamo a friggere il peperoncino verde. Deve cuocere pochissimo perché dobbiamo semplicemente togliere la pellicina esterna e non dobbiamo fargli cambiare colore. Allora, quando è cotto eliminiamo l'aglio e andiamo a frullare anche il peperone giallo. Olio. Allora, nel frattempo andiamo a montare la ricotta. Adesso andiamo a montare la ricotta con bucce di limone grattugiate a mini plane. E facciamo partire a velocità bassa. Nel frattempo aggiungiamo l'olio delle acciughe. A filo, così. Andiamo a insaporire già con le alici della nostra ricotta. Peppe adesso ci va a tagliare delle acciughe e le va a incorporare a questa ricotta qua. Questo è invece il risultato che abbiamo ottenuto con la gelatina di peperone. Ecco qua, nel frattempo Peppe riempie il peperoncino verde. Adesso siamo pronti per impiattare. Selezioniamo la nostra gelatina, il nostro peperone ripieno con ricotta e alici, poi la nostra ricotta al limone. E le alici, chiudiamo con queste alici spettacolari. Ecco qua. Andiamo a decorare con qualche germoglio a piacere, va bene anche della maggiorana, del timo, del rosmarino.
ecco qua. E chiudiamo col peperone giallo, la crema molto liquida, abbiamo le tre consistenze. Il nostro piatto è pronto.